Intanto benvenuti a tutti quanti, intanto. Quello che stiamo per raccontarvi è una fiaba. Voi mi direte, ma è accaduto? Ma anche le fiabe sono accadute. Le fiabe sono delle tradizioni, degli eventi che accadevano e che si tramandavano oralmente. Cosa c'è in una fiaba di importante? In una fiaba di importante è che c'è una vittima, cioè ci sono delle situazioni un po' difficili, quindi a volte ci sono degli orfani, soprattutto nella fiaba c'è un orfano, quindi una persona che viene deprivata di alcuni elementi fondamentali che possono essere umani, ma anche di dignità, anche di libertà e tante cose. Poi c'è un antagonista, poi c'è un combattimento, c'è un qualcosa, una resistenza di questi orfani che a un certo punto si ribellano e alla fine gli antagonisti perdono sempre. Perché è importante che in una fiaba ci sia sempre una risoluzione positiva per tutti. Questo vale per i bambini e questo vale anche per gli adulti, perché anche noi abbiamo le fiabe. Io veramente guardo sempre le fiabe, devo dire, perché amo particolarmente il mondo dei cartoni animati, amo particolarmente queste cose. Torniamo a noi. Quello che sentirete chiaramente parte dalle leggi razziali, quindi ci sarà un po' un excursus su quello che è accaduto dal 1938 in poi. Vedrete delle stanze, quindi nella prima stanza ci sarà una situazione molto gioiosa, eccetera, che però a un certo punto viene deturpata e viene rovinata dall'arrivo dei famosi antagonisti, che sono in questo caso dei nazisti, anzi nazifascisti, perché ci sono entrambe le situazioni. E nella seconda vedrete l'arrivo di questi personaggi, di questi orfani nei campi di concentramento, che possono essere Auschwitz, possono essere Dachau, possono essere Birkenau, Terezin, in base a quelle che sono le età, Ravensbrück, dove venivano messe le donne. E qui scoprirete che non venivano deportati soltanto gli ebrei, ma che in realtà c'era tutto quello che per la società che si definiva ariana e pura erano quelli che non facevano parte di questa purezza, che non erano conformi al loro modo di pensare e anche alla loro fisicità. Quindi scoprirete che all'interno c'erano ebrei, c'erano gitani, quelli che comunemente noi definiamo zingari, e sappiate che dire zingaro ad una persona è come dire negro, non c'è nessuna differenza, è un'offesa. Loro sono nomadi o gitani, perché venivano messi lì? Perché non avevano patria, ve lo spiegheranno. C'erano testimoni di Geova, perché si rifiutavano di partire per la guerra, perché loro sono fedeli soltanto a Dio, a Geova in questo caso, e quindi venivano deportati nei campi di concentramento. Tra l'altro, per chi ha fatto il servizio militare sa bene che fino a quando c'è stato il servizio militare tutti i testimoni di Geova se la passavano in carcere, anche fino a pochi anni fa. Tra l'altro scoprirete che c'erano quindi loro, c'erano i prigionieri politici, c'erano bambini di tutte le situazioni, chiaramente ebrei, gitani, eccetera, c'erano appunto, ma anche scoprirete una cosa che probabilmente non si sapeva, che i campi di concentramento in realtà erano stati già creati per i bambini afro-francesi o afro-belga, che erano dei bambini nati da matrimoni misti. Questi bambini venivano portati nei campi di concentramento ancora prima dell'arrivo dell'SS e tatuati
e sterilizzati perché non procreassero. Pensate quante cose incredibili che abbiamo vissuto e che sono accadute nel corso della storia. E così via, scoprirete che c'erano gli omosessuali, scoprirete che c'erano delle donne non conformi, cioè che volevano studiare, non volevano sposarsi e fare figli a raffica, e quindi venivano denunciate, un po' come nel 600-700 venivano denunciate come streghe solo perché erano scomode per quelle che erano la società di quel periodo. Scoprirete tante cose, ma soprattutto nella quarta stanza, poi arriveremo alla terza chiaramente, dove vedrete degli artisti, perché c'era una fitta rete di artisti che veniva deportata. E voi sapete, questo per me mi è molto caro, e infatti c'è tanta arte, tanti modi, e avete visto anche tutte le situazioni artistiche scendendo. Per noi l'arte è un bisogno, nasce da un bisogno per generare bellezza. E a volte piuttosto rischiamo la morte, piuttosto rischiamo la povertà, rischiamo tante cose pur di non perdere la nostra arte, perché è la nostra seconda pelle, come dirà qualcuno. E poi finalmente arriveremo in quello che è il clou della situazione. Vi racconteremo che non solo questo genere di persone vennero deportate nei campi di concentramento, ma anche dei militari italiani. Questi militari si rifiutarono di seguire, dopo l'8 settembre, il governo Badoglio, quindi la Repubblica di Salò, e vennero deportati nei campi di concentramento di San Bosten. Però, vedete, e questa è una cosa straordinaria nella tristezza, la resistenza di questi militari italiani, avevano delle grandi capacità, delle grandi caratteristiche, delle opportunità, perché erano ingegneri, avevano anche delle competenze, iniziarono, invece di stare lì tranquilli, beati, perché in fondo non è che venissero proprio maltrattati loro, venivano un po' parcheggiati in questi campi di concentramento, tra virgolette, cioè stiamo parlando sempre di campi di concentramento, ma non erano nei campi di sterminio, ovviamente. Questi italiani cosa fecero? Iniziarono a costruire delle radio clandestine, aiutati da tutti i deportati. E questo fu una cosa straordinaria, perché anche dove c'è il buio più totale, se riusciamo a trovare una strategia, se riusciamo a ribellarci a quel buio più totale, trovare anche un punto di luce, noi troviamo la salvezza. E infatti queste radio clandestine, vi racconteranno, furono importantissime, perché attraverso queste radio loro trasmettevano, ricevevano le notizie di Radio Londra, ma anche di Radio Bari, che è stata la prima radio clandestina costruita in Italia, e traducevano in tutte le lingue e le mandavano in tutte le sezioni di tutti quanti i deportati. Quindi sapevano come stava andando l'andamento della guerra. E questo fu una salvezza, perché infusero quella che viene chiamata speranza, che è una cosa fondamentale, che è una cosa che non dovremmo mai abbandonare. In questo frammento sicuramente voi troverete una figura che appunto poi i nipoti mi hanno dato molti riferimenti, sono personaggi veramente esistiti questi, hanno poi, ci sono tutte le dichiarazioni, ma anche quelle dei detenuti, dei deportati, sono tutte dichiarazioni vere di questi personaggi, testimonianze, scusate. Fra questi c'era appunto Giovannino Guareschi, che quelli che hanno pressappoco la mia età ricorderanno, perché era colui che aveva fatto Camillo e Don Peppone. Dopo, era un giornalista che si era rifiutato, intanto era contrario a quella che era la propaganda del regime e ne parlava col giornale. Quindi che cosa fanno? Lo costringono ad andare in guerra. Andando in guerra, poi lui si rifiuta di seguire la Repubblica di Salò e viene deportato nel campo di concentramento di San Bosco, dove dopo
intanto costruisce la radio insieme ai loro amici, a queste persone, a questi altri militari italiani, e poi dopo la guerra scriverà appunto tutta una serie di memorie che sono state fondamentali per la costruzione anche di questo spettacolo. Uno spettacolo ha bisogno di tante persone per poter funzionare. Intanto uno spettacolo ha bisogno di sicuramente la figura del regista, come la figura della coreografa, che è un'altra regista che lavora su tutto quello che è il movimento scenico, che è quello della presenza sul palco, delle coreografie, eccetera. Poi ha bisogno degli attori, ha bisogno di tutta una fitta rete di persone che collaborano per la riuscita dello spettacolo, ha bisogno dei tecnici, perché uno spettacolo con degli ottimi, anche un ottimo spettacolo con degli ottimi tecnici diventa ancora più prezioso e quindi è importantissimo. E poi ci sono soprattutto, lo scoprirete perché non voglio rivelarvi, c'è stata una collaborazione che per noi è da tanti, tantissimi anni con l'UPC Le Grazie, che nella sezione degli origamisti, e loro collaborano con noi da tanto tempo ed è una bellissima collaborazione e che io ringrazio veramente di cuore. Il signor Mago Mario in questo momento non sta molto bene, quindi non può essere presente con noi purtroppo perché ha dei problemi abbastanza seri, però è con noi nello spirito, è con noi e soprattutto sarà con voi nel momento in cui lo scoprirete. È un'altra persona che io tengo molto a sottolineare. Nei campi di concentramento venivano deportati anche diversamente abili, fra questi in questo momento in platea c'è una nostra allieva attrice che purtroppo non sta molto bene, però ci ha tenuto tantissimo almeno ad essere qui con noi, con la sua presenza, con il suo affetto, ed è per tutti i ragazzi sarà come se lei fosse qui sopra il palco, che è Sara Lauia. Grazie. Detto questo, non mi resta che augurarvi una buona visione e un buon ascolto, e sicuramente per i più piccoli probabilmente vi potreste un po' spaventare, perché la tematica non è semplice, è un po' forte, ci saranno dei momenti, ci saranno dei tedeschi, li avete visti? Uomini a destra, donne e bambini a sinistra! Sembrava l'arrotino in realtà, però in ogni caso... Fidatevi, sono allievi cantanti, sono delle persone buonissime ed è, vi assicuro che è difficilissimo fare la parte dei cattivi, tutti vorremmo fare la parte dei buoni, ma proprio quando uno è buono deve fare la parte dei cattivi, quindi non soffrite troppo nel vederli e soprattutto sappiate che in realtà questo è uno spettacolo teatrale, non accade davvero. È giusto? Siete d'accordo? Ok? Come se fosse. Sentirete un po' di paura, sentirete un po' di emozione. Mi piacerebbe poi sapere che cosa avete provato. Mi piacerebbe moltissimo saperlo. Però ricordatevi che è uno spettacolo teatrale, i bambini moriranno. Oh, muoiono. Però poi risorgono, perché è una fiaba e quindi devono risorgere, come tutte le cose belle. Vi ringrazio. Voglio vivere così, col
Mamma! 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 Siete! Ho paura!
raggiunge Mappeti Ghirnau insieme alla mamma Gisella e Sergio. Chi di voi vuole ritornare dalla mamma? Chi di voi vuole incontrarla immediatamente? Faccia un passo avanti. Se Sergio non avesse fatto quel passo avanti, forse non sarebbe a quel campo alle porte di Amburgo. Forse sarebbe ancora vivo. Ma a noi è andata peggio. Sono sottoposti a degli esperimenti, vero? Noi siamo Marcella. Siamo gemelle. Sono i gemelli o i bambini giudicati interessanti per gli esperimenti medici. Condotti dall'angelo bianco, vengono temporaneamente tenuti in vita. Per essere usati come tale! Ma senza anestesia! All'arrivo al campo ci hanno marchiati a fuoco come tutti gli altri prigionieri, ma con un codice speciale. Ci strappano i capelli e fino alla radice! Ci fanno la gips! Ci soffiano sostanze nei polmoni per farci venire una tosse violenta. E non racconto altro. Tutto per studi genetici inutili e stupidi. Papà! Papà! Dove siete? Ho paura! Dove siete? Ci hanno dato dei vestiti che non erano più i nostri e che non erano della misura adatta né a noi né agli adulti che li ricevevano. Vivere in un campo di concentramento significa diventare duri, grandi prima del tempo. Ci sono poche cose che ti possono emozionare ormai. Ad esempio, il fatto che la mamma fosse partita, che non la rivedessimo più. A noi non ha creato tanto dolore. Non l'abbiamo più vista, non l'abbiamo cercata, non abbiamo pianto. È una cosa innaturale per un bambino. Alla visita medica mi venne un bel febbrone e allora mi mandarono nel reparto ferie alle piccole. Era il settore del dottor Member. Uno strano tipo, mi faceva rabbrividire quando sorrideva. Era ossessionato dai gemelli. Nel reparto eravamo una quindicina, tutti gemelli tranne me, e quando se ne andava i gemelli non tornavano mai. Mamma! Papà, dove siete? Mamma, papà, dove siete? Dove siete? Mi hanno definito donna non conforme, deportata nella via di Rasa, concepita per ospitare tutte quelle che per il Führer sono i rifiuti della perfetta società nazista. Tale associale, prostitute, sindache, vagabonde, criminali e oppositrici politiche, ma anche ariane, colpevoli di aver avuto rapporti con gli Ultramash, i subumani inferiori tedeschi. Veniamo utilizzati come mano d'opera per la produzione di vestiario militare tedesco, come cavie per esperimenti, e la sera concesse come divertimento agli ufficiali e come premio ai deportati che accettano di collaborare con i nazisti. Io sono stata denunciata dai miei vicini, tutti italiani, come oppositrice politica, perché mi rifiutavo di sposarmi e produrre figli a raffica come le brave vassaglie. Io volevo studiare e combattevo per il diritto di voto alle donne. Una donna scomoda, che mi hanno denunciata e non hanno fatto nulla per impedire che mi portassero in questo inferno! Questo io non me lo potrò mai dimenticare. Mamma, mamma! Mamma, dove siete? Ho paura! Mamma, cos'è? Ho paura! Noi, i campi di concentramento, io avevamo già prima del nazismo, fu la Germania imperiale a realizzare in Africa come quelli costruiti dalle SS. Erano circondati da filo spinato e le persone erano tanto
fronte a stare lesati. È impossibile pensare che in Africa ormai da tanto tempo parte della popolazione viene resa schiava, deportata, tatuata e sterilizzata per non generare figli. Fu poi il nazismo a creare un sistema organizzato di sterminio. Oltre a coloro che provenivano dalle colonie c'erano tipologie come la sua, costituiti dall'unione tra i soldati afro-francesi e le donne tedesche. Li chiamano Vergogna Nera, bastardi della Renania. E sono solo bambini. Inferiore. Ecco come ci definiscono. Mio padre si guadagnava da vivere suonando la chitarra ed io imparo a suonare il violino. Mi esibivo spesso insieme a lui. Eravamo felici, con pochi soldi, ma felici. Poi la guerra. Eccoci qua. Colpevoli di non avere patria, di spendere il tempo nel suonare invece di lavorare, come loro vorrebbero. Siamo sottoposti ad esperimenti, privati delle più elementari condizioni umane. Ma continuiamo a suonare, perché è tutto ciò che ci resta per sopravvivere. Voi potete costruire il vostro paese, potete far sì che nessuno debba più essere vittima di violenza razzista. Guardate gli altri negli occhi e non dimenticate che in ciascuno c'è un essere umano. Papà! Papà! Dove siete? Mamma! Dove siete? Dove siete? Oh!
fateci divertire, che vogliamo ridere. Alles klar! Puzzano come capre! No! Tanto poi andiamo sotto le due segni. Signore e signori, militari del Terzo Reich, direttamente dalla sala delle feste del campo di concentramento di Sandhausen, per voi uno spettacolo di grande drammaticità, scritto apposta per la vostra enorme capacità di sentire compassione per un essere umano in fin di vita, consolato dai familiari, durante l'incontro con la grande mietitrice, che livella di dissapore, trasformandolo in fumo. Wow! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, polvere levi e polvere diventerà! Thank you.
Vedete qualcuno? Scassatissimo papà.
1943, il generale Bertoldo, di cui ero redattore capo, sparò un violentissimo attacco contro il più autorevole seccante dei commentatori radiofonici ufficiali. Ma era la prima volta che un giorno stava tanto sotto il regime da allora. E la cosa fece un chiasso maledetto, e quel numero di Bertoldo raggiunse prezzi astronomici. Infatti, fui deportato nel campo di concentramento di San Boston. E fu lì, in quel momento, che il tenente colonnello Secchi venne a parlarmi della cosa, affinché non facessi uscire dal campo quell'unico filo che ci avrebbe tenuti legati al mondo libero. E infatti, ne parlai solo dopo che ci venne liberato. Li hanno portati a... Shhh! Vai piano! Alessio, vieni qua. Metti il pezzo di legno nella scatola. Ruota la bobina all'interno della bobina principale. Ok. Ci sei? Sì. Oh, bravo. Io sono riuscito a ricavare... Vediamo. Ah, 20 dischi di panna. Okay. Ne ho qualcun altro. 20 dischi di zinco, 20 volte da due soldi pure, eh? E come soluzione elettrolitica, aggiunto sottoceti dei pacchi per la batteria anodica. Grande, io ho trovato un barattolo di carta polvere, un disco di cartone, manichini della dinamo della civetta, Manolux, filo isolato di Nazareth e una membrana di latta per fare la cuffia. Prova con quel filo. Ci sto provando. Non va. Tieni. Ho trovato una valvola ed alcune pile da un volto e mezzo. Un porta sapone da barba. Del filo isolato ricavato dalla dinamo della bicicletta di un sergente tedesco. Un pezzo di cartone interno avvolto a cilindro e cera. Ed ho costruito bobina antenna, sintonia e variometro. Porca miseria, non vedo niente. Smettila di lamentarti, vuoi che ci scoprano? Vado a recuperare qualcos'altro. Figurati, stanno tutti in teatro. Non senti che stanno facendo cantare quei poveri cristi? Adorano farli suonare prima di sbatterli sotto la doccia. Come
Che differenza fa tra morire sotto le docce o rischiare di essere sbranati dai ratti nel sonno? Che nel primo caso muori subito. Allora incomincio a studiare musica. Perché? Al seminario non me la insegnano la musica? Solo i canti sacri. Usciamo da qui, studia il jazz. Pensa che dai poca strada se studi jazz. E tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti vogliono fare jazz. Alleluia, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti vogliono fare jazz. Alleluia. Beh, avete finito? Continuate a lavorare. Vado a recuperare qualcos'altro. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti voglio fare il jazz. Alleluia. Tutti quanti, tutti quanti. E basta. Sì. Usciremo tutti da qui. Non si sa come. Ecco la resistenza. Deve essere un messaggio dall'alto. Sì. Ho un pezzo di ferro. L'importante è crederci. Sembra di sì. L'amore no, l'amore
tanto ci sono abituato. Addirittura hanno costruito un lager all'interno del lager stesso. E quei deficienti e gli altri internati che li oltraggiavano. Invece di essere tutti solidali. Un po' come feccia della feccia. Comunque, dicevo, dopo le SS e i cani poliziotti hanno fatto allineare i gitani. Hanno dato ognuno la loro razione di panini e salamini. Una razione per 3 giorni. Gli avevano promesso che li portavano in un altro campo. E loro ci hanno creduto. La baracca dei gitani, prima sempre così rumorosa, si è fatta mute qui. Si odono solamente il rumore in lontananza dei fili spinati e porte e finestre lasciate aperte che si battono tutti. L'hanno fatto anche per i testimoni di Geova un mese fa. Unica colpa, chiamare Dio con diverso nome. Non ci pensare, non ci pensare. Dai, andiamo avanti. Non può finire così. Che cavolo sta cantando? Lascialo stare, lascialo cantare. Il capo non tenere il dolore. Sbreva Crest! Rosa al centro della piazza. Lo insultavano.
lo insultavano perché era omosessuale. Doveva cantare Lili Marlene vestito come la Bibbia. Rideva. Non la conoscevo. Infilarono la sua testa in un secchio e aizzarono i cani contro di lui. Pregai con tutto me stesso che quel dolore finisse in fretta. Vengono usati come le donne e i bambini per tutti gli esperimenti. Così li raddrizziamo la schiena, dicono. Mostri! Hanno fatto degli esperimenti anche su di me. Mi hanno iniettato del cemento nelle ovaie per capire se si espandeva. Non potrò più avere figli. Però ho trovato questa scatoletta nei miei figli sbagliati.
fa schifo questa guerra! Mi fanno schifo Hitler, Mussolini e i loro compari! Mi fanno schifo quelli che trattano altri esseri umani come se fossero un numero da cancellare a bisogno! Io dipingevo. Ero un artista. Ero felice. Poi mi hanno chiamata le armi. Perché dovevamo salvare la patria? Perché ci avevano infarcito di menzogne? Che idioti che siamo stati. Ogni uomo ucciso è un macigno sul cuore. Ogni nuvola che si alza dal camino è un orlo che mi stringe l'anima. Come potrò tornare a dipingere? Abbiamo tutto l'occorrente. Prendi la scatola di compensato.
La useremo per contenere la radio. Allora, le dimensioni in centimetri dovrebbero essere più o meno 10 di larghezza per 9 d'altezza per 5 di profondità. Ok. Giusta per essere contenuta in una gavetta d'alpino. Procediamo. Prego. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Messaggi speciali?
Felice non è felice. Felice non è felice. È cessata la pioggia. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mia barba è la bionda. La mucca non dà latte. La mucca non dà il latte. Giacomone bacia Maometto. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Niente, tutto qui. La Caterina era una trappoletta di centimetri 9x10x5. Nacque nel campo di concentramento di San Bosco e, per quanto la Gestapo ne fosse a conoscenza, non riuscì a scovarla mai. Il centro radio aveva ceduto una specie di magazzinaccio pieno di stracci filocchiosi e di zoccoli sporchi e fangosi. Nella Stamberga esisteva il castello semisfasciato, d'uno di quegli orrendi pollai che ci davano come letti. Il tenente Oliviero si appollaiava su una traversa orizzontale del secondo viale, con una gamba penzolante nel vuoto. La gamba penzolante nel vuoto fungeva da piede d'antenna, e questa era la regolazione micrometrica del comando della reazione. Perché, avvicinandosi e allontanandosi dal pavimento di terra battuta precedentemente inumidito, variava la capacità d'antenna, antenna che registrava lo stesso corpo dell'operatore. Infatti, il tenente Oliviero teneva fra i denti il filo che partiva da piede d'antenna. Questa, insomma, era la famigerata Caterina, che la Gestapo cercò rabbiosamente con i telegoniometri. Ma non ci riuscì, perché intorno alla nostra trappoletta c'era un'intera rete di protezione formata da 12.000 occhi, 12.000 orecchie e 6.000 cervelli. Piacere, sono il tenente Martignano. Non appena qualcosa di insolito veniva notato dalla Caterina, si metteva in cerchio e nascosta dentro una gavetta d'alpino viaggiava per il campo, passando da mano a mano. E per la Caterina era un miracolo. Era la vittoria dell'intelligenza contro la fame, il freddo, la solitudine, il soccorso. Tenente di sangue. Perché la Caterina, beh, funzionava meravigliosamente bene e trasmetteva per noi tutte le più importanti notizie europee. E solo attraverso la Caterina noi sapevamo ciò che avveniva nel mondo, perché tesseva l'invisibile ma tenacissimo filo che collegava milioni di disperati al cuore della speranza. È un grande piacere, capitano Angelino. Le notizie captate dalla Caterina ed immediatamente tradotte circolavano per tutto il campo su brandelli di carta. Le tradotte in francese circolavano anche nel campo di concentramento francese. C'era chi si segnava un po' a memoria e un po' basandosi su qualche atlantino dei costini, sfuggito alle infinite perquisizioni, una mappa del teatro di guerra, su cui si segnava sempre, grazie alla Caterina, l'avanzata delle truppe areate che ci avrebbero tirato fuori dal reticolato. Tenente Capolozza. E quando nei primi giorni dell'aprile del 1945 la guerra, il cerchio si strinse attorno a noi. Nella guerra si portò addosso del reticolato e sopra le nostre teste iniziarono a fischiare i proiettili delle artiglierie. Non fu una sorpresa, fu il trionfo della Caterina. Piacere, sottotenente Oliviero. E non fu quella della Caterina l'unica avventura radiofonica nei campi di concentramento. Gli italiani riuscirono a nascondere ben 8 radio clandestine nei vari lager, gran parte delle quali a San Buster. Caterina, Mimma, Teresina, Gea. Di tutti questi ricevitori, 3 sono visibili al museo dell'internato ignoto di Padova. Caterina, Radio Cestokova e la gallina di Zaida. Piacere, sono padre Grigoletto. Per non parlare delle radio clandestine in Italia, dopo l'8 settembre, nacquero delle radio antifasciste per aiutare la resistenza e informare gli italiani sul movimento partigiano. Pensate, tutte alleate con l'ottava armata con sede a Bari. Le principali furono quelle di Bari e Milano, ma ce ne sono state tante altre, quella di Firenze, Roma, Sardegna. Talvolta penso che se avessi qui sul mio scrittoio la vecchia Caterina, forse mi porterebbe notizie. E allora
perché riavviverebbero la fiamma languente della mia speranza, ma forse mi porterebbero voci solo di un mondo morto. Posso solo scriverti, sperando che un giorno, in qualche modo, questo pezzo di carta straccia arrivi in mano tua e tu possa sapere che io sto bene. Quando arrivi qui, come prima cosa ti spogliano, ti portano via i vestiti, l'orologio, i documenti, le foto. Poi ti rasano i capelli, a zero. Li ammassano in grandi mucchi, così li fanno per anche le scarpe, i giocattoli dei bambini. Ti privano di ogni cosa, ogni oggetto. Sei più di poco valore, che abbia impresso qualcosa di quello che sei tu o della persona che eri prima di entrare qui. Lo fanno perché chi è portato in un campo di concentramento non può avere ricordi. Anche il ricordo dei familiari viene schiacciato dall'esigenza di sopravvivere. Poi consegnano a ognuno una specie di pigiama, una tuta a righe bianche e blu, che diventerà il tuo unico abito. E infine ti assegnano un numero, 16.924, questo è il mio. Sembra impossibile quanta gente sia rinchiusa qua dentro. Ci tengono stipati molti nelle nostre celle, prigionieri. Usciamo solo per lavorare. Lavoriamo fino a quando le gambe ci cedono e le braccia non si sollevano più. Stiamo in fila per delle ore, solo per ricevere un po' di brodo insipido con del pane vecchio ammollato. Solo questo, una volta al giorno. Questo posto in cui quando conosci una persona non sai se il giorno dopo la rivedrai. Fiamme escono dai forni crematori, fumo giorno e notte. L'odore è terribile, insopportabile. Le file di uomini che vi si dirigono interminabili. Bambini, giovani, anziani, tutti vanno a morire nello stesso posto, nello stesso modo. Milioni di storie di persone diverse diventano cenere
insieme ai loro corpi. Ieri camminavo per strada. Stavamo andando a lavorare e c'era un vecchio che spazzava il cortile. Un ragazzo del mio gruppo gli rivolse un saluto chiaramente ostaggio, con gli occhi pieni d'amore. Doveva essere suo padre, pensavo. Il giorno dopo non c'era più. Il ragazzo mi spiegò in lacrime che non aveva messo in notizia nel punto esatto ordinato di dovesse essere. E per questo era stato massacrato, pestato a sangue, ucciso. Ora io mi chiedo, è questa l'umanità? È per questo che Dio ci ha messo al mondo? Per uccidere, sterminare le genti che secondo alcuni sono diverse o considerate un peso sociale? No. O perlomeno, voglio sperare che non sia così. Fratello mio, se questo è il vero disegno che Dio ha per noi, desidero morire subito, piuttosto che vivere in un modo disumano. Sono ormai 4 mesi e 13 giorni che mi trovo ad Auschwitz. E sono vivo. Forse sono fortuna. Oppure qualcuno lassù crede che io sia destinato a sopravvivere e a raccontare questo ai miei figli. Qui, dove mi trovo, all'entrata c'è una scritta. Arbeit macht frei, che in tedesco vuol dire il lavoro rende libero. È la prima cosa che ho visto quando sono aspettato qui. E non mi rimane che aggrapparmi a questo. Sperare di guadagnare la libertà, in qualche modo, lavorando solo. A volte preferisco pensare che le persone che sono andate a morire è perché non si sono impegnate abbastanza. Non hanno lavorato al massimo delle loro capacità. A volte, raccontarsi delle piccole bugie aiuta ad andare avanti. Non voglio lasciare che le fiamme brucino anche la mia fede. Voglio credere e sperare. Perché tutto quello che mi rimane, spero che dovunque ti trovi, tu stia bene. Ci ritroveremo presto, ne sono sicura. Ti voglio bene. Thank you.
Come vi sentite? Bello. Vi sentite bene? Siete tutti a posto? A posto? Avete compreso che siete tutti deportati? Siete stati deportati dalla quarta stanza in poi, eh? Questo marchio vi resterà a lungo perché ognuno di noi è in fondo un deportato in un modo o nell'altro. Bene, grazie davvero di aver... Se io vorrei sapere soprattutto un'emozione da parte di qualcuno, tipo tu, che cosa hai provato? Hai avuto paura? Assai? Sono stati cattivi i tedeschi? Non, no? Più o meno. Tu? Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Vi vedo annichiliti. Allora, grazie ai ragazzi del teatro Voccantando. Ogni riferimento è puramente casuale, grazie. Allora, ecco, questi sono i tedeschi, quelli veri, come avete visto. Una cosa, noi ci tenevamo moltissimo anche a rappresentare uno spaccato del mondo che vivevano in quel periodo anche i tedeschi, i nazisti in questo caso, nei campi di concentramento, perché anche loro comunque vivevano delle emozioni. Anche se, come diceva Eichmann, abbiamo eseguito esaltando il nostro dovere, no? Però avevano emozioni e l'abbiamo voluto anche raccontare questa cosa, perché comunque è importante, dobbiamo lavorare sull'umanità ed è importante lavorarci quanto prima possibile. Noi vi ringraziamo anche perché il ricavato, il netto delle spese vive, andrà proprio a Save the Children, bambini in guerra. Ed è importante perché mai come in questo periodo i bambini stanno soffrendo in alcune zone come la striscia di Gaza, come l'Ucraina e la Russia, come anche in Israele, perché non ci sono, è sempre un problema, come la Repubblica Dominicana, tutto... e tantissime zone che non vengono citate dai telegiornali, ma basta semplicemente guardare e vedere, informarsi, e vi assicuro che ci sono guerre ovunque e chi patisce soprattutto sono i civili e i bambini. Grazie a voi davvero.